Ciao a tutti, benvenuti Luasafat Melika. Oggi vi faccio la torta di compleanno per festeggiare qualsiasi festa con la crema ai fragoli senza glutine e pan di spagna soffice e morbido. Spero che vi piace, se vi interessa state come fino alla fine del video così vedete gli ingredienti e come lo preparo. Prima di uscire dal canale se vi piace il video mi fate like, condividete, e iscrivete così vi arrivano tutte le mie notifiche ingredienti per fare pan de spagna ho già messo tre uova nel bowl metto eh, un cucchiaio piccolo di sale monto tutto finché non diventa una crema 150 g di zucchero piano piano continuo sempre a montare come vedete nel video Metto 150 g di farina, un cucchiaio piccolo di lievito per dolci. E metto un cucchiaio piccolo di lievito per dolci. Aggiungo la ficcola di patate, 150 g. Monto tutto due minuti con un frullatore. Aggiungo una bustina di vaniglia. Il composto è pronto, ho preso una tilia eh, per i dolci, ci ho già messo un po' di eh, olio. La teglia per dolci, ci metto la carta eh, sotto, chiudo, metto il composto e la copro con una stagnola. Come vedete abbiamo messo la carta sotto così non si attacca ai dolci forno a 170 gradi metto il pan di spagna in forno mezz'ora crema ho preso 200 grammi di latte ci metto una buccia di eh, di limone come vedete lo faccio bollire quando metto la buccia di limone eh, con latte lo faccio bollire eh, così il latte prende il gusto di limone per fare questa crema Fatto bollere il latte con la buccia di limone. Eh, in bowl eh, metto un uovo, aggiungo due cucchiai grandi di zucchero, metto eh, un pizzichino di sale, poi il monto bene tutto, aggiungo una bustina di vaniglia, monto bene tutto, aggiungo due cucchiai grandi di piccola di patate. Eh, ho già fatto scollare il latte Lo metto insieme come vedete quando finisco di montare aggiungo il latte eh, che l'abbiamo fatto bollire con la boccia dei limoni e l'ho già scollato continuo sempre a montare ho messo eh, la crema nella casseruola e l'ho fatta bollire 5 minuti continuo sempre a mescolare sul fuoco Lento finché non diventa una crema. L'ho montato di nuovo, lascio la crema raffreddare e poi quando si raffredda anche il pan di spagna ci vediamo così decoriamo la nostra torta. La crema si è raffreddata, eh, le fragole sono pronte per decorare il nostro dolce. Ne è pronta. Prendo il pan di spagna, la taglio in mezzo. Con un coltello, così farceremo nostra torta con la crema. Ho tagliato il pan di spagna, come vedete nel video. Come vedete il pan di spagna è soffice e morbido. Lo rimetto eh, la metà del pan di spagna nella teglia. Metto la metà di crema sopra il pan di spagna. La stendo, metto l'altro strato di pan di spagna, sopra, copro eh, la crema, copro eh, di nuovo l'altro strato di pan di spagna. Quando ho finito di coprire il pan di spagna con la crema, eh, decoro eh, la mia torta con le fragole. Ho finito di decorare la mia torta con le fragole, l'ho messa in freezer due ore, dopo due ore la mia torta è pronta, l'ho messo nel piatto, ho messo due eh, cioccolatine sopra. La mia torta con delle fragole è veramente la crema deliziosa e con eh, pan di spagna e senza glutine, è buonissima, è facilissima e spero che vi piace e lo provate e mi fate sapere nei commenti. Se vi piace il video, prima di uscire dal canale mi fate like, condividete, vi iscrivete così vi arrivano tutte le mie notifiche. Grazie mille di tutto, a domani un altro video nuovo, ciao, arrivederci! الى الفيديو المقبل ان شاء الله الى اللقاء قبل ما تخرجوا من لاشتينا لا عجبكم لا فيديو ديروا ليا لايك وبارطاجيو الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجيد من مطبخي ما تنساوش غدا ان شاء الله فيديو جديده الى اللقاء